Mister Marco Veronese, purtroppo insomma, lo scontro diretto con il Verona è stato appannaggio degli ospiti, peccato soprattutto per il primo tempo nostro, che eravamo riusciti a ribaltare una partita che stavamo letteralmente dominando all'inizio e loro erano passati in vantaggio, poi 2-1 nostro, poi nel secondo tempo direi obiettivamente meglio loro. Sicuramente il secondo tempo nostro è stato molto diverso rispetto al primo. È stato, secondo me, un calo un po' di voglia comunque di provare a fare le robe, cosa che invece il primo tempo abbia messo questo atteggiamento. Niente, tutto qua, poi gli episodi non ci sono stati favorevoli. Questi casi qua mi viene spesso da, prima di dire delle cose, comunque provare a rivedere la partita un po' mente fredda. Le due squadre nel complesso si sono equivalse, direi, ed entrambe meritano le posizioni di vertice della classifica del campionato Primavera 2, lo hanno dimostrato anche nel corso della partita di quest'oggi. In effetti, gli episodi ci hanno detto un po' di no, e mi verrebbe da pensare sempre più per responsabilità nostra che non per meriti degli avversari. Ah, ma sì, indubbiamente gli episodi sono sfavorevoli quando in ogni singolo momento non si ha la stessa cattiveria, la stessa concentrazione, stessa attenzione, quindi basta in alcuni momenti della partita avere un atteggiamento diverso e se c'è gente dall'altra parte che ha comunque qualità, come poi può succedere al contrario, a noi favorevoli, gli episodi si pagano. Però credo che sia stato poi un po' l'atteggiamento nostro che ci ha portato a metterci nella condizione di avere degli eventi sfavorevoli. Comunque sia Cremonese, Verona e Parma si confermano le tre squadre, insomma, probabilmente migliori del lotto del girone A del campionato Primavera 2 e ancora nulla è detto, nonostante, insomma, le ultime due sentenze, diciamo così, non proprio favorevoli a noi, ravvicinate tra l'altro. Con la Cremonese credo sia stata una partita diversa, nel modo di vedere, secondo me abbiamo della qualità in più, però non è solo la qualità che magari ti fa vincere le partite, perché la Cremonese è venuta qua a fare una partita in un certo modo e ha avuto la capacità di portare via un pareggio. Verona, il primo tempo secondo me ha subito il nostro gioco, la nostra iniziativa e poi non. Guardo poi il mio gruppo, non abbiamo avuto la capacità di confermare di andare avanti con quella strada e barra adattarsi poi al cambio di partita, perché giustamente poi loro sotto di un gol vengono un po' più a pressarti, vengono un po' più alti, quindi secondo me c'era la lucidità di provare a giocare, di provare ancora ad occupare degli spazi che nel primo tempo ci avevano favoriti, cosa che abbiamo fatto meno. Poi non so se è anche dato comunque dalla condizione che qualcuno poi nel secondo tempo ha accusato, Radu era la prima partita dopo essere rientrato dal Covid, qualcun altro il secondo tempo tra problemi un po' fisici, secondo me un po' un calo, cioè, non dalla condizione fisica ma dallo stare nella partita, quindi abbassa la tensione, quindi poi le gambe rispondono alla testa, quindi è stato un po' un calo generale. Invece di buono c'è stato proprio il fatto che dopo il loro vantaggio, direi abbastanza occasionale, la reazione che ha portato al temporaneo nostro doppio vantaggio, insomma, era stata una reazione importante, soprattutto non si era persa, diciamo così, non ci si era demoralizzati, si era mantenuto la nostra cifra, la nostra caratteristica di gioco abituale, nonostante Ma io appunto uno credo che il primo tempo, svantaggio. adesso voglio anche rivederlo bene, ma credo che il primo tempo abbiamo fatto delle ottime cose e dobbiamo domani guardare le cose che abbiamo fatto bene, cercare di capire
cosa poi è subentrata nel secondo tempo. Grazie. Okay.